Almeno una buona notizia nei disastri di un 2016 che sarà ricordato come l'anno della scomparsa del calcio lancianese dai palcoscenici che contano, dopo la mancata iscrizione della Virtus Lega Pro e lo stadio Guido Biondi, appena ristrutturato, dal mese di maggio praticamente deserto e abbandonato a se stesso, almeno la domenica l'impianto tornerà a vivere. La Marcianese, squadra che milita in prima categoria, l'associazione Lanciano Rossonera ha individuato come il punto di partenza da cui rifondare un nuovo progetto. Entro breve il club prenderà il nome di Lanciano 1920, potrà infatti giocare nel nuovo anno nello stadio della città. La notizia è stata data nel corso dell'assemblea dei soci dell'associazione, che si è riunita nella casa di conversazione che ha eletto per acclamazione il nuovo direttivo. Il presidente è stato confermato Giancarlo Micolucci. Il sindaco Pupillo ha così confermato che nella riunione di venerdì scorso la giunta ha approvato una delibera per consentire l'utilizzo del Biondi alle società dilettantistiche e nelle prossime settimane Lanciano Rossonera completerà gli adempimenti burocratici e organizzativi per fare in modo che i rossoneri tornino a utilizzare l'impianto di Viale Cappuccini. Appuntamento il 7 gennaio contro l'Ortona. I seggiolini dell'impianto distinti, un impianto usato solo una volta contro la Salernitana nella sciagurata partita di andata dei play-out, saranno cambiati e la scritta non sarà più Virtus Lanciano ma Città di Lanciano, atto dovuto. Bisognerà inoltre dotare l'impianto di nuove panchine. A quanto pare la dirigenza della Virtus ha provveduto a smantellarle, forse come ricordo di anni gloriosi, conclusi in un modo in cui in molti ancora non si danno pace.